gestione del cibo è potere, così come la schiavitù. Avere schiavi era avere potere. Allo schiavo il cibo glielo davi, perché se non gli davi il cibo non poteva fare lo schiavo. Oggi la schiavitù è passata in secondo piano. Oggi tutti noi rifiutiamo la schiavitù, però gestiamo il potere del cibo. Secondo me il discorso della schiavitù è mancanza di libertà. Oggi il concetto di mancanza di libertà dà fastidio, ci ripugna a tutti. No, la mancanza di libertà nell'agire ci ripugna a tutti. La mancanza di libertà di scelta del cibo, di essere schiavi dal consumare un certo cibo piuttosto che un altro, è un qualcosa invece con la quale ci viviamo tutti. Perché oggi, tutto sommato, siamo sicuri che la scelta del cibo la facciamo noi, o non ce la fa qualcun altro che ci fa trovare il cibo già pronto lì al supermercato e noi lo sappiamo fare quel sugo che dicevi tu, con la cipolla, il soffritto, la cosa, molto poco. E allora va a finire che noi prenderemo i barattoletti. No, non siamo sicuri. Se tu vedi che il marchio più famoso nel mondo della pasta, Buitoni, adesso è diventato cosa? Non è più un marchio di pasta, è un marchio di sughi. Perché la pasta la fanno tutti, il sugo non lo sa fare quasi neppure nessuno. Nel senso che attraverso il riferimento della merce cibo non si può gestire un controllo sociale. Non solo il riferimento della merce cibo, questo da sempre. C'è un famoso libro, Pane e Potere. Quante rivoluzioni sono successe per la gestione del pane? Se manca il pane il popolo non sta buono. Quando si facevano gli assedi si misurava quanta farina c'era dentro e quanta acqua. E ci si regolava su quanto poteva resistere la popolazione all'interno. Ma adesso il cibo ha una valenza molto più subdola, perché dare o non dare cibo significa condizionare non solo l'economia, la stabilità di un popolo, ma anche la fertilità, ma anche la possibilità che c'ha un popolo di dimostrare le sue capacità. Oggi una parola complicata che è la nutrigenomica ci spiega come dall'atto alimentare noi richiamiamo il nutrimento, e il nutrimento condiziona l'espressione genica, cioè fa sì che il nostro patrimonio genetico diventi da potenza atto, cioè si manifesti. E allora può darsi che uno scienziato senza il cibo non possa diventare scienziato, resta un uomo normale. E infatti noi la ciotola di riso la diamo a tutti, e con quella ciotola di riso ci laviamo la coscienza, perché lo abbiamo tolto dalla fame. Ma si può distinguere su larghissima scala diverse fasi, cioè una fase in cui c'era un vero potere nutrizionale e una nuova fase in cui un qualcosa che si chiama cibo in realtà ha un potere nutrizionale che tende inesorabilmente a diminuire? La domanda è legittima, ma va sviscerata bene. Oggi la gestione del cibo è arrivata al punto tale, quando noi parliamo di globalizzazione, tutti dobbiamo mangiare le stesse cose, ma chi detiene il cibo, chi globalizza, è quello che c'ha i soldi, quindi ce n'ha tanto, e quindi vuole un cibo che abbia un contenuto di calorie, cioè una densità energetica abbastanza, diciamo, leggera, abbastanza diluita, e quindi intanto bandisce certi cibi dalla sua alimentazione, ma non li può far arrivare neanche agli altri, e quindi mette sul mercato il suo cibo, il cibo globale, che per lui vada bene per tutti, perché equipara tutte le economie a quella sua. Noi viviamo in un sistema con economie diversamente avanzate, e allora non possiamo pensare di portare il nostro cibo nei paesi in via di sviluppo. Noi dobbiamo portare le nostre tecnologie nei paesi in via di sviluppo affinché loro producano quel cibo che serve per uscire da quella fase. E questa un po' è il discorso che deve essere fatto per proteggere, anche quando a volte facciamo il discorso della mediterraneità, del valore del cibo del Mediterraneo. E il cibo americano mica è cattivo, ma è l'antitesi della mediterraneità, cioè di quel cibo coltivato col lavoro e col sudore dell'uomo, che ha una densità energetica di gran lunga più adatta al lavoro dei campi. Bacchetta magica e tre mosse possibili. Staccarci dalla dipendenza dal petrolio come fonte di energia.
la seconda fase, perché incide sull'alimentazione tanto sul trasporto del... su tutto, su. Staccarci da quella è la prima fase. La seconda fase è pensare, sostituendo l'energia del petrolio a forme di energia rinnovabile. Terza fase è quella di non considerarmi al centro del sistema. Non considerarti. Non considerarmi al centro del sistema, ma integrarmi in questo sistema in modo tale che la mia interazione non produca delle modificazioni irreversibili, ma modificazioni rinnovabili.